L'organizzazione interprofessionale Distretto del Pomodoro da Industria Nord Italia conta nel 2014 61 associati che rappresentano per il 50% la parte agricola con OP, OP di autotrasformazione e organizzazioni professionali agricole e per il 50% la parte della trasformazione con industrie private, industrie cooperative e rappresentanze industriali. Fanno parte del distretto anche province, camere di commercio ed enti di ricerca. Il 98% del pomodoro prodotto e trasformato nel nord Italia passa dal distretto, più del 50% del pomodoro prodotto e trasformato in Italia. È di ieri un comunicato stampa proprio dell'OI sulla campagna 2014, che sta procedendo a rilento un po' dappertutto viste le continue piogge. È ipotizzabile una contrazione dei giorni di campagna con un probabile crollo delle consegne della seconda metà di settembre. Al 10 agosto il BRICS medio nel nord Italia si attestava attorno a 4,61, più basso rispetto al dato della media triennale nel medesimo periodo di 5,03. Questo parametro si traduce in basse rese di trasformazione. A parità di materia prima consegnata si ottiene una minor quantità di prodotti finiti. In base ai dati odierni, in calo anche del 10%. Ma l'obiettivo del convegno era anche guardare avanti, per cercare di capire cosa serve a questo comparto per migliorarsi e per sopravvivere. C'è bisogno di affermare il dato qualitativo, il dato qualità, ma direi che stamattina è stato mutuato un aspetto che a me fa molto piacere, il dato prodotto territorio, perché è vero che noi agiamo su quattro regioni che sono l'Emilia, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, ma sono regioni nelle quali e per le quali il prodotto qualitativo pomodoro da industria ha una realtà, una caratteristica, una peculiarità distintiva e su questa distintività dovremo operare. Certo, abbiamo alle spalle e soprattutto davanti iniziative importanti legate al PSR, ci sono spazi importanti per dare all'OI, organizzazioni interprofessionali, aperture, possibilità e traguardi rilevanti per la filiera. Ecco, voi come OI avete già dei progetti concreti in cantiere. Ecco, quali sono questi progetti? Su cosa state lavorando proprio per migliorare la filiera e aiutare sia i produttori che i trasformatori? Tra gli aspetti rilevanti delle misure che anche l'assessore stamattina ha richiamato c'è il dato dell'innovazione. Ora dovremmo, con un grande spirito di coesione, elemento essenziale in cui c'è dentro complementarietà, collaborazione e competitività, perché questa è la vera sfida, lavorare perché si possano varare progetti in grado di rispondere a queste esigenze. Sarà una sfida che mette insieme una serie di reti di imprese, quindi reti industriali e reti di imprese agricole, proprio per traguardare questi risultati che, ahimè, il mercato oggi ci richiede. E siccome siamo reduci dal congresso mondiale del pomodoro che abbiamo tenuto nel nostro paese e anche nella nostra realtà emiliano-romagnola, abbiamo capito che l'Italia non può essere certamente seconda in alcune iniziative che riguardano la qualità ma anche di riflesso la competitività. Il pomodoro è una coltura che tiene ancora o anche lei comincia ad avvertire dei problemi? Il dato confortante è una ripresa di produzione perché gli ettari sono aumentati. Su questo discorso l'OI, quindi il distretto, non ha titolo, ma l'impegno delle parti ha fatto sì che si arrivasse anche una remunerazione, direi, positiva della campagna che è in corso. Ecco, con la stessa intensità, con la stessa volontà, lo stesso impegno, mi auguro che a fine di questa campagna ci si metta a lavorare per designare e vedere quello che sarà l'obiettivo della prossima. Quest'anno dobbiamo registrare, a differenza del passato, un aumento. Questo aumento è di buon auspicio. Assessore, quali sono le cose che la Regione Emilia-Romagna ha fatto e può fare per la filiera del pomodoro? Beh, allora intanto io devo sottolineare che siamo stata l'unica regione italiana che si è battuta per avere nell'ambito degli aiuti accoppiati della nuova politica agricola europea per l'Italia un aiuto per il pomodoro da industria.
per diverse ragioni, perché qui i costi di produzione sono mediamente superiori al 20% dei nostri diretti concorrenti spagnoli e portoghesi, e perché quei paesi hanno deciso di dare alle loro produzioni di pomodoro un aiuto accoppiato. Purtroppo, essendo stata l'unica regione che si è battuta, siamo riusciti a ottenere un contributo ad ettaro di 160 euro, che è una cifra molto al di sotto delle aspettative e di ciò che fanno Spagna e Portogallo. Ci si è tuttavia accordati sulla possibilità di rivedere questi importi nel 2017 in occasione di una revisione degli aiuti accoppiati italiani. In secondo luogo, abbiamo sostenuto la filiera con il programma regionale di sviluppo rurale, che tra le altre cose ha assicurato un contributo importante di 4,5 milioni allo stabilimento nel quale oggi siamo ospiti. Con il nuovo programma regionale di sviluppo rurale continueremo questo impegno all'aiuto alla filiera del pomodoro, sia sul lato degli impianti di trasformazione industriale, sia sul lato dei produttori agricoli. Con una novità importante, e cioè il fatto che per la prima volta entrerà tra i beneficiari del programma di sviluppo rurale l'organismo interprofessionale, in questo caso del pomodoro da industria, ma la stessa cosa vale per gli altri organismi interprofessionali che operano in Emilia-Romagna, cioè quello della pera, quello dei suini e quello delle galline ovaiole. Saranno beneficiari diretti di progetti e di finanziamenti per sviluppare attività di rete a supporto delle aziende primarie e di trasformazione secondaria, per avanzare progetti di innovazione di comune interesse di tutta la filiera. E le imprese socie dell'organismo interprofessionale avranno anche un punteggio aggiuntivo nei bandi per i gruppi di impresa o per le singole imprese.